Ciao ragazzi, buon lunedì a tutti. Oggi faremo una nuova gita, non vi sveleremo dove andremo perché sarà una sorpresa. Se volete saperlo dovete seguirci. Vi diciamo solamente che è un posto incantato, molto bello, con colori belli e niente, cos'altro dire, seguiteci e scoprirete appunto il posto dove verrà fatta la nostra gitarella di Halloween. Diamo anche un piccolo aiutino. Diciamo che stiamo sempre nella nostra regione, in Piemonte, certo. Ma altro non aggiungiamo nulla. Quindi seguiteci. Ed eccoci arrivati ad Antrona Piana, la nostra meta. Buongiorno a tutti, siamo arrivati a destinazione. Vi ricordate prima che vi dicevamo la meta nascosta? Ed eccoci qua, siamo sul lago di Antrona. Faremo un bellissimo giro ad anello che ci ricongiunge fino a vedere la cascata del Saiont, che è una cascata naturale, e niente, faremo questo bellissimo giro dato che la giornata autunnale è meravigliosa, ci sono dei colori favolosi, quindi andiamo. Ed eccoci qua, finalmente arrivati nel lago di Antrona. Questo lago è un lago praticamente naturale che si è formato da una frana esattamente nel 1600 e potete vedere anche tutte le rocce che ci sono ai bordi del lago proprio perché si sono formate lì negli anni. Siamo qui sulle rive del lago e il panorama che ci circonda è veramente maestoso ed è incredibile. Questo è un fungo velenoso, è meglio non toccarlo e lasciarlo lì dov'è. Visto che si è fatta una certa, andiamo a mangiare in un ristorantino a bordo lago che è proprio qua a due passi dal lago di Antrona. E poi continuiamo con la nostra gitarella sul lago di Antrona, sulle sponde di Antrona. Ed ecco a voi, guardate bene dietro alle mie spalle lo spettacolo che c'è. Eccoci arrivati al ristorante che adesso mangiamo qualcosina. Siamo usciti adesso dal ristorante, abbiamo mangiato due polente super. Io ho preso una polenta con lo spezzatino di cinghiale e l'Alessandro ha preso la polenta con le salsicce. Un ottimo caffè, dobbiamo dire altro nulla, ci siamo trovati benissimo e adesso andiamo avanti con la nostra passeggiata. Stiamo iniziando a fare il percorso ad anello in giro per tutto il lago di Antrona. Ed eccoci qua ragazzi all'entrata del percorso da Giro d'Anello per questo magnifico lago, il lago di Antrona.
Il Giro del Lago di Antrona è un percorso ad anello che permette praticamente di scoprire questo gioiello della natura, originandosi praticamente il 27 luglio del 1642, a seguito di una frana di enormi proporzioni che si staccò dal versante sinistro della valle, e questa massa di roccia ricoprì tutto il fondovalle per oltre 2 chilometri, ragazzi, fino alle porte del paese di Antropiana. E fu fatta una realizzazione di un tratto attrezzato con passerelle sospese che consentirono un emozionante passaggio dietro la meravigliosa cascata del rio Saiot. Vedete, su praticamente di fronte a noi si incomincia già a intravedere la cascata del Saiot. In questo posto, in questo lago, la bellezza dell'autunno si fa veramente sentire. Infatti stiamo camminando su un sentiero pieno di foglie secche, di foglie gialle, e siamo proprio nell'atmosfera autunnale dell'ultima settimana di ottobre. Eccoci qua, stiamo facendo 10 minuti di passeggiata, 10 minuti buoni, e devo dire che c'è una bellissima atmosfera, proprio si sente il profumo di natura, fresco. C'è una pace incredibile. Siamo a contatto al 100% con la natura. E adesso superiamo questa piccola grotta che è dietro di me e andiamo a vedere la grande cascata. Che quando si cammina in un cammino naturale, la frase più giusta da dire è un cammino tra natura e spiritualità. Noi siamo venuti circa 5-6 anni fa e tutto questa recinzione non era stata fatta, anche questi bei vasetti che voi vedete con i fiorellini gialli non c'erano, e invece la casa è sempre rimasta quella che è, insomma, perché credo che sia qui dal 1700, quindi molto molto storica. Quando siamo venuti si poteva passare qua sopra e andare sopra la cascata, ma per motivi di sicurezza hanno tolto tutto.
Ragazzi, camminando il sentiero abbiamo trovato una stradina che non vede nessuno, proprio nascosta, e si scenderà qui alla spiaggetta e andiamo a vedere com'è. Siamo venuti circa 5 anni fa qui, allo stesso posto, stesso luogo, e abbiamo notato che il lago si è ristretto tanto per causa della siccità, delle piogge e tutto quanto. La cascatella è sempre rimasta, molto affascinante, ma purtroppo è diminuita di spessore e niente, quel che ne rimane di questo fantastico laghetto, il lago di Antrona, possiamo vedere pieno di pesci ovviamente, quindi c'è vita. Vederlo così dopo tanti anni, proprio della siccità che ha colpito anche qui, dà un po' di tristezza, ecco questo. Ecco, dopo una breve sosta in questo meraviglioso lago di Antrona, adesso andiamo a farci il giro della cascata del Saion. Infatti, per arrivare a questa cascata c'è un sentiero proprio dietro a questa spiaggetta che ci porta poi tutto attorno al lago. Eccolo qui il sentiero che ci porterà sopra dalla cascata del Saion. Lungo tutto il sentiero è stato creato un passaggio apposta con delle scale costruite per poter appunto accedere al retro della cascata. Ed ecco a voi la meravigliosa cascata del Saion. Proseguendo adesso lungo tutta la passerella si conclude il giro d'anello del lago di Antrona e arriviamo poi alla macchina. A causa della frana che c'è stato qualche mese fa hanno messo nuovi montanti, come vedete, d'acciaio e delle reti proprio per tenere contenuti massi che potrebbero cadere dall'alto. Infatti, se voi vedete qua sotto, notate ancora che ci sono i massi che sono caduti e i danni che sono stati fatti. Com'è stata la salita per la cascata? Devastante. Non abbiamo più un briciolo di forza nelle gambe, pur essendo allenati ad andare a camminare, e il cuore è a mille, per cui adesso ci riprendiamo un attimo e andiamo verso la macchina. Esatto, infatti il nostro giro d'anello qui al lago di Antrona si conclude. Certo. E che altro dire, è un lago adatto a tutti. Sì, sì. In quanto gran parte del percorso è tutto pianeggiante. Esatto. Noi vi consigliamo di fare il giro che abbiamo fatto noi. Nel senso, lasciate la macchina al parcheggio. Poi dov'è che siamo andati? Siamo andati al ristoro a mangiare qualcosina. Finito lì, dal ristoro si parte. C'è proprio l'entrata del sentiero che costeggia tutto il lago. Cosa, un'oretta sarà di lago da fare? Sì, più o meno sì, sarà un'ora e mezza di lago, con calma, visitando con calma. Poi comunque ci sono anche diverse panchine lungo, certo, tutto il sentiero, lungo tutto il percorso. Per vedere il meraviglioso panorama. Sì, perché merita davvero, ragazzi. Purtroppo sono rimasti un po' colpiti per la troppa siccità, sì, che c'è stata e che c'è ancora tuttora, perché io mi ricordo che anni fa, 5-6 anni fa più o meno, la cascata era molto ben carica, adesso è debole. E anche il lago è stato prosciugato tantissimo, quindi ahimè, è così. Guardiamo il lato positivo comunque della cosa, che certo, è un lago pulitissimo, certo, ricco di pesci, quindi questo è molto importante per la fauna ittica del posto. Ma che termini uso? Fauna ittica? Mamma mia. No, vabbè, il panorama è sempre mozzafiato, quindi sì, anche se abbiamo questi problemi qua, però rimane sempre il paradiso. Se anche voi siete stati al lago di Antrona, potete commentare esattamente qua sotto nel post, nel video. E ci fate sapere le vostre esperienze. Sto
dopo aver visto il lago di Androna abbiamo deciso di fare una scampagnata, come si dice, al vedere il lago dei Cavalli, che è una diga artificiale e ha un'acqua di colore verde molto acceso, verde smeraldo. Io sentivo un certo profumino di cacca di cavallo, ma guardate un po' lì cosa c'è. Avevo ragione. La diga dell'Alpe Cavalli è situata sul torrente Loranco ed è stata costruita tra il 1922 e il 1926 per la regolazione annuale degli impianti idroelettrici della Valle di Androna. Questa diga è alta nel punto più depresso della fondazione, 41 metri, ed è larga 165 metri. Dopo aver passato la diga, continuiamo con il percorso lungo tutto il lago. Il colore di questo lago è fantastico, un verde smeraldo. Abbiamo visto questo lago, questa diga che c'è e delle belle passeggiate che si possono fare in mezzo ai boschi. Esatto, noi abbiamo fatto un tratto di passeggiata di circa 40 minuti più o meno, sì. Però visto l'ora che sono quasi le 4 e mezza di pomeriggio. Poi in montagna si accorciano le giornate, quindi diventa buio più velocemente che in città, quindi. Esatto, e in autunno diciamo è consigliabile fare o un lago o l'altro. Esatto. Noi preferiamo, dal nostro punto di vista personale, il lago di Androna. Il lago di Androna perché c'è molto più da vedere. Esatto. Ed è molto più spettacolare rispetto a questo. Tutto sommato sono belli tutti quanti. Sono belli tutte e due, ecco, sì, vedete, sì, il colore verde, dov'è? Eccolo, esatto, qua. Vedete il colore verde acceso del lago, è molto molto bello. Esatto. Adesso ritorniamo alla macchina. Abbiamo due ore di strada da fare per tornare a casa. Sì, e già l'arietta è bello freschino, ci saranno 13 gradi oggi. Se vi è piaciuto questo nostro video della giornata, iscrivetevi al nostro canale e mettete un like.